Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi andremo a provare, come da titolo, la Java Monster Coffee Pure & Salted Caramel ma riscaldata. Vi ho già portato questa Monster nella recensione di provarla e vi ho già portato una Monster, quella al tè riscaldata. Adesso non ci resta che provare il caffè. Visto che abbiamo provato il tè, non ci resta che il caffè. Il tè, ammetto, non mi aspettavo che fosse così buono. Vediamo se anche col caffè ci siamo. Vedo, questo ha dato 10, se non sbaglio, quando l'ho provata. Quindi, essendo anche al caramello, dovrebbe essere anche più gustosa. Ripeto, dovrebbe essere comunque una bibita al caffè riscaldata. Adesso, chiaramente, ci saranno cambi di inquadratura. Ci sposteremo, chiaramente, in cucina, dove andrò a riscaldare questa Monster. Ok, rieccomi qua. Allora, chiaramente, sto registrando questo video perché oggi, chiaramente, fa freschetto. Siamo i primi di novembre, sto registrando questo video primi di novembre, voi lo state vedendo penso a marzo o addirittura ad aprile se è il caso. E chiaramente diciamo che oggi è piovuto, quindi ci sta a fare un esperimento del genere, chiaramente. Allora, adesso vado ad aprire. Ok. Ha fatto un rumore strano quando l'ho aperta, chiaramente non so se è scaduta. Datemi un attimo, controllo di sotto. Presumibilmente no, dovrebbe scadere il 2024, deciso non so quando però. Non ricordo se usai la tazza quando la provai, quella al tè. Quindi spero di non fare danni e che scoppi il bicchiere. Guarda, qua ci sono le chiavi della macchina, chiaramente. Vediamo. Un altro poco. Ok, il bicchiere è abbastanza caldo. Proprio altri 2 minuti. Non voglio esagerare perché ho il timore che posso uscire poi di fuori, chiaramente. Ok, ora basta. Sento anche addirittura l'odore. Si può bastare così. Adesso cambiamo inquadratura e ci spostiamo di nuovo nella stanza, nella stanzetta. Ok, rieccomi qua. Qui abbiamo la Monster. Non fa, diciamo, fumo rispetto, cioè vapore rispetto a quella al tè. Vediamo, ovviamente questa poi andiamo a mettere in frigo e la berrò poi fredda. Interessante. No, vi giuro, è incredibile. Cioè, questa riscaldata cambia totalmente. Vi spiego il perché. Cioè, subito nell'assaggio il caramello si sente veramente forte. Cioè, qua normalmente non è che si sente così tanto fredda, ma calda è l'opposto. Cioè, si sente moltissimo il caramello. Wow, non me l'aspettavo sta cosa. Sa di caramello, un po' di caffè sì, ma sa molto di caramello, come una bibita a caramello tipo. Preciso che non è come quella bibita di Harry Potter che era tremenda. Cioè, in questione positiva che è buona. Non so il perché, ma gli do 10 su 10, cioè. Il mio voto finale è 10 su 10, assurdo. Cioè, secondo test che faccio
con una mossa riscaldata e ne ho 10 su 10, assurdo. Devo farne altri, non è possibile. Cioè, diciamo che questo di qua, come l'altro esperimento, mi sono ispirato a Tuccio TV nel riscaldare la mossa. Ma voglio provare con altre mosse, cioè chiaramente ci sono, per esempio, la mossa classica, la mossa, per esempio, quella ultra. Dovrei provarle un po' con tutte, secondo me, questa sperimentazione di riscaldarle. Probabilmente appena la troverò, prenderò una super full per provarla anche riscaldata, chiaramente. Come anche le ultra, chiaramente. Poi ci saranno anche esperimenti tipo di mix e così via, chiaramente in futuro. E niente, questo è tutto, va bene. Che dire, per me questa Java Mosse Coffee Pre Energy Saltcan esperimento riscaldata, 10 su 10, ottima, sia fredda che... Cioè, diciamo che fredda si sente meno il caramello, calda di più. Cioè, secondo me forse bevendola... Adesso assaggia adesso, che comunque non è messa in frigo questa di qua, cioè non l'avevo messa in frigo, voglio assaggiarla normalmente. Eh sì, secondo me, allora, questa va bevuta a temperatura ambiente. Bastano quelle con l'impianto, chiaramente. Dicevo, questa secondo me va bevuta a temperatura ambiente, perché la nota di caramello si sente più bilanciata e quando è fredda si sente meno, quando è calda si sente di più. Bevendo a temperatura ambiente questa Monster, il sapore di caramello è perfetto. Cioè, è assurdo. Vabbè, non altro aggiungere, se questo video è piaciuto vi lascio un mi piace, altri esperimenti arriveranno chiaramente nelle prossime settimane in futuro e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!